Padre, che in Gesù Maestro indichi la via della croce come sentiero di vita. Fa che mossi dal suo spirito lo seguiamo con libertà e fermezza, senza nulla anteporre all'amore per Lui. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dei Re. In quei giorni il Signore disse a Elia: Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecola, come profeta al tuo posto. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: Va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Parola di Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedirò il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele vada alla fossa. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore, siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi».
E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Anche oggi il Signore parla a noi. E il suo linguaggio è un po' duro, ci sembra non conforme al nostro modo di pensare, a certi doveri che ci appartengono, dai quali non possiamo sottrarci. Ma il Signore del Regno è Lui, e chi vuole entrare nel Regno accoglie la sua parola, perché viviamo di questa parola. Senza questa parola i nostri sentieri divergono. Mentre c'è un sentiero, c'è una strada che il Signore Gesù ci invita a percorrere insieme a Lui. Il Vangelo di Luca ci ha detto che Gesù prende la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo della croce e della passione, ma è anche il luogo della risurrezione. Manda alcuni, attraversano un territorio, quello dei samaritani, che sono non erano d'accordo con gli ebrei e non volle ricevere Gesù. E gli apostoli non badano a sconti. Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ci hanno impedito di passare. E il rimprovero è netto. E prosegue il cammino. E ci sono tre incontri. Cammina per strada e un tale va da lui. Ormai era conosciuto Gesù. Erano in tanti che desideravano seguirlo. Ce n'erano 12 però che camminavano con lui e conoscevano il suo linguaggio, le sue condizioni. E questo tale dice: Signore, io dovunque tu vai, io ti seguirò. E Gesù gli ricorda che seguire lui non è una cosa semplice. Seguire lui significa fidarsi solo di lui, della provvidenza. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neanche un sasso dove posare il capo. C'è una scelta di radicale povertà, di fiducia soltanto nella provvidenza e non nei mezzi umani. C'è ancora un altro, è Gesù che lo invita: seguimi. E Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. La risposta di Gesù forse ci scandalizza. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annuncia il regno di Dio. Quando Gesù chiama, non ci sono condizioni che possiamo porre. Seguire Lui significa scegliere quello che Lui fa, quello che Lui dice, quello che Lui indica. Ma non sarò da sola in questa radio. E la scelta di Gesù è radicale. Davanti a tutti c'è il regno di Dio. Non c'è nulla di umano che possa creare ostacoli all'avvento del regno. Padre Marco, seguimi, ma la condizione è questa. La messa, e abbiamo detto che è ancora un altro. Signore, ci seguirò. Però permetti che vada a salutare i miei. E la risposta di Gesù sembra un po' difficile da capire, ma è molto chiara.
4 giorni. Nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Eppure abbiamo ascoltato nella prima lettura il profeta Eliseo. Ormai Elia sta per completare la sua missione ed Eliseo lo segue e gli chiede: permetti che vada a salutare mio padre e mia madre. 4 a 5. Il profeta dice: va, torna. Ma con la sicurezza proprio. Perché sai che cosa ho fatto per te? Cosa ha fatto il profeta? Ha preso il suo mantello, gliel'ha messo su Eliseo, ha trasmesso a lui il suo ministero di profeta. Come mai? Il profeta Elia lo permette, permette il saluto. E Gesù non permette neanche il saluto. Perché la pandemia ci ha fatto proprio apprezzare. Forse potremmo dire è un po' stranuccio questo nostro Gesù. L'incontro dell'abbraccio. In particolare questo incontro si è tenuto proprio. Il regno di Dio, con la chiave della testa, quello che lui annunzia, è un regno totalmente nuovo. Certo, l'Antico Testamento è una parte di questo regno, ma la pienezza della rivelazione ci viene da lui. Quindi il Papa ha incontrato e soprattutto. E allora non c'è posto. Per le condizioni che umanamente sarebbero quelle più giuste, quelle più vere. Chi è chiamato da lui sa che la sua scelta non può che essere radicale, abbandonare tutto, anche gli affetti, nel senso che non devono essere ostacolo all'avvento del regno di Dio e alla sequela della vocazione, ci mancherebbe, ma vengono dopo. Non possono coesistere con lui. Il primato spetta a lui. E lo vediamo in tanti. Ma questo vale per tutti. Certo, poi ci sono delle vocazioni particolari. Le vocazioni di estrema povertà, povertà dei mezzi umani, povertà anche di affetti, povertà anche di rapporti. Secondo te quanto è? Perché la pienezza viene a noi da lui. E lui ci dà la forza anche di essere capaci di queste radicalità. Che non suonano di stacco, offesa, rifiuto, no. Dicono che il regno di Dio viene prima di ogni altra cosa, poi il resto. Le condizioni per essere nel regno le detta lui, non noi. E accettarle lo possiamo, certo, perché la grazia e la forza per certe radicali ci viene da lui. Il suo sentiero è un sentiero non facile da percorrere. A volte si trovano dei nemici, non lo fanno passare. A volte questo sentiero ha tante di quelle difficoltà per cui a volte ci spaventiamo e qualcuno torna indietro. Ma chi si fida di lui può risolvere ogni ostacolo, non perché ne abbia personalmente mezzi, ma perché la forza gli viene a lui dal Cristo. Non ci abbandona, anche quando ci chiama radicalmente, ma lui è sempre a sostenere i nostri passi, il nostro cammino. L'abbraccio del Papa. Non ci chiama adesso, te la vedi tu, no. È sempre lui a sostenere il mio passo, le mie scelte. È sempre lui ad illuminare il mio cammino. Non dobbiamo spaventarci. Le tante chiamate, le tante vocazioni. Dicono questo mettere al primo posto lui, il regno di Dio. Ciascuno però nei compiti e nelle responsabilità che la vocazione cristiana domanda e affida. Ma in ogni caso siamo certi. Chi segue lui non sbaglia sentiero, non sbaglia strada. Anche se può sembrare nella logica umana che c'è qualcosa che non collima con le attese e con gli indirizzi che la nostra cultura, le nostre scelte ci fanno intravedere come le più facili, le più ovvie. Stiamo ascoltando proprio la scuola. Seguiamo lui ed è lui che risolve i nostri problemi, ma pretende la radicalità della scelta e dell'abbandono. Che fatica! Chi sostiene questa capacità, questa forza? Lui. Non ci prende poi, adesso te la vedi tu, no. È sempre lui che sostiene il nostro cammino. In qualunque situazione siamo chiamati a vivere, in qualunque scelta siamo chiamati a fare per il regno di Dio. Questo vale soprattutto per voi carissimi fratelli e sorelle, siete in tanti. E noi, certo, anche la vostra vita, anche le vostre scelte sono segnate da questa radicalità che pretende Gesù, ma relativa a ciò che egli indica come cammino da fare,
Per ogni cammino c'è la sua grazia. Per me c'è una grazia particolare perché la scelta sia radicale in tutti i sensi, che le cose del mondo possano avere anche un secondo e un terzo posto. Ma per tutti c'è la garanzia. Chi ci chiama è fedele alla promessa. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.